Molte persone pensano che invece, quando noi abbiamo due oggetti di masse diverse, debba cadere prima l'oggetto più pesante. Mentre invece abbiamo visto che questo non è vero, nel video precedente le piume e la sfera, in assenza d'aria, giungono a terra insieme, anche se la sfera è molto più pesante delle piume. Cerchiamo di capire perché giungono a terra insieme due oggetti di masse diverse. Immaginiamo una massa di un chilo e una massa invece di 2 kg. La massa di un chilo è tirata con la forza di gravità, è tirata giù dalla terra con una forza peso di circa 10 newton, mentre invece la massa di 2 kg è attirata dalla terra con circa 20 newton. Ed è per questo che normalmente si pensa che la massa da 2 kg dovrebbe giungere a terra prima, perché è tirata con una forza doppia. E infatti è vero, pesando il doppio, la Terra la attrae gravitazionalmente verso il basso con una forza doppia rispetto all'altra massa. Ma allora perché non cade prima, se è tirata con una forza maggiore? Non cade prima perché è vero che è tirata con una forza maggiore, ma avendo una maggiore massa, quindi una maggiore inerzia, massa vuol dire inerzia, massa inerziale, allora significa che si rifiuta il doppio, per così dire, di farsi cambiare la velocità. Cioè si rifiuta il doppio rispetto all'altra massa di farsi accelerare. I due effetti si compensano, quindi la forza è doppia, ma lei si rifiuta il doppio di farsi accelerare e quindi alla fine accelera come la prima massa. La cosa si può anche vedere in quest'altro modo: siccome la massa da 2 kg è più pigra della massa da 1 kg, nel senso che si rifiuta di più di farsi cambiare la velocità, se io voglio che lei si comporti come la massa da 1 kg, siccome lei si rifiuta il doppio, la devo tirare con una forza doppia. Da un punto di vista più tecnico, più formale, scriviamo le due leggi di Newton per la massa piccola e per la massa grande. La forza totale sulla massa piccola è solo la forza di gravità, 10 newton, e la forza totale sulla massa grande è 20 newton, e stiamo naturalmente trascurando l'attrito dell'aria. E poi al posto della massa grande scrivo 2m, due volte la massa piccola, perché la massa grande è il doppio, no? Della massa piccola. Allora si vede che le accelerazioni sono uguali. Infatti, nel secondo caso, con la massa grande, noi abbiamo una doppia forza, eccola, doppia forza, però abbiamo anche una doppia massa che fa, diciamo così, resistenza a farsi accelerare. E quindi questi due effetti si annullano: doppia forza, doppia massa, l'accelerazione è uguale. Se infatti noi vogliamo ricavare l'accelerazione da questa formula, con la formula inversa otteniamo 2 volte la forza peso diviso 2 volte la massa. I due si semplificano e rimane Fp diviso m, come nel caso della massa piccola. Quindi le due masse cadono con la stessa accelerazione. La doppia forza è compensata dalla doppia massa, cioè dalla doppia difficoltà che offre la massa grande a farsi accelerare, e questo è il motivo per cui le due masse, pur essendo diverse, cadono simultaneamente a terra.